followers su Instagram. Elisabetta Canalis, che pratica anche la kickboxing proprio con Angelo Valente, l'organizzatore di questo evento, nonché un grande campione della disciplina. Adesso però siamo pronti per assistere al primo incontro femminile, un incontro che vedrà anche la partecipazione di un'iberica, Anta Sanchez, Angolo Blu, è appena salita sul ring, team Jesus Caballo, è di Siviglia, campionessa iberica in carica, in M1 ha 21 incontri totali nel proprio record, 15 vittorie, 2 per KO e 6 sconfitte. Ania Sanchez dunque sul blu, dall'altra parte Ileana Valentino, classe 1988, nata a Novara, alta 164 centimetri. Ileana Valentino è una combattente a 360 gradi che ha vinto titoli in vari sport da ring. Viene chiamata sul ring Ileana Valentino, direttamente dal pianeta Marte, perché lei è di un altro pianeta. 71 incontri, 65 vittorie, 7 per KO, 4 sconfitte e 2 pareggi. Pluricampionessa d'Italia ed europea nello stile K1, campionessa europea nel WBC MT, campionessa mondiale dello Shoot Box Girls Cup 2018, direttamente in Giappone. In una grandissima serata si era recata per l'appunto lì, cogliendo un grande, grande successo. È tutto pronto dunque per Valentino Sanchez, blu contro rosso, un grande incontro. È un bel match, match molto interessante, hai detto molto di Leana, grande atleta, molto spettacolare, molto esperta, ha un'avversaria non facile, di tutto rispetto, caratteristiche tecnico-tattiche, un atleta che sfrutta bene il suo allungo, ovviamente come si può vedere dalle immagini, un atleta longilinea, vedremo se saprà sfruttare palesemente queste sue capacità. La Valentino è sicuramente allenata, è un po' fuori dal ring, se ricordo bene la sua ultima esperienza è stata in Giappone, un'ottima esperienza che l'ha cresciuta come atleta, ma un'avversaria questa sera di tutto rispetto, vedremo, match molto interessante. Fuochi d'artificio, chilogrammi 52 stile K1, Valentino in rosso, Sanchez in blu, Valentino della società Team Marceddu, Team Jesus Caballo per Sanchez. Spagnola di Siviglia, Sanchez. Beh, non si conoscono troppo le due. No, non si conoscono, si sono viste sicuramente nei social e su YouTube. Ci sono delle immagini di vari match che hanno sicuramente hanno preparato una strategia adeguata. Parte subito Ileana Valentino, Sanchez molto allerta. Classe 88, Valentino, per descrivere Valente usa queste parole: Ileana ha la forza esplosiva di un uomo, potrebbe fare tranquillamente un match contro un maschio di 55 kg. Ah sì sì, io ci ho fatti i guanti con Ileana e posso confermare, ha dei colpi di braccia veramente veramente duri. D'altronde viene dal pianeta Marte, godiamoci questo incontro dunque tra Valentino in rosso e Sanchez in blu. Prima ripresa stile K1, calcio frontale buono. Sì, ottimo che ha anticipato, si sono incrociati i colpi. Continua a insistere Valentino. Più determinata, mi sembra più determinata. La Sanchez è un po' timorosa, probabilmente conosce la Valentino. Bel diretto sinistro ancora della Valentino, ricordo in guardia mancina. Quindi una caratteristica
chiaramente di tutto rispetto. È partita forte la Valentino, non è nata lontano da qui, è di Novara, lei che ha vinto tanto in carriera e anche stasera vuole regalarsi una grande gioia a The Night Kick and Punch 2019, la decima edizione con la Valentino sul ring. La Sanchez è un po' fuori misura, ancora non ha capito quali sono le distanze adeguate per sferrare i suoi colpi lunghi. La Valentino si sta muovendo bene, lavora sulla scelta di tempo, molto attenta, molto concentrata. Ancora un minutino scarso. Ancora in diretto sinistro della Valentino che va a bersaglio. Vedo la Sanchez un po' troppo ferma sulle gambe. Ancora un diretto sinistro. Sta conducendo le danze sicuramente Ileana Valentino in questo incontro. Il primo femminile, come abbiamo sottolineato, è arrivata nel frattempo anche Elisabetta Canalis e sta assistendo con grande concentrazione all'incontro. È una fans appunto della kickboxing, praticante, anche un atleta di kickboxing. Assolutamente, si allena con Angelo Valente. È stata anche ospite nella mia palestra, il Cavaliere Nero, si è allenata un giorno, diciamo, nel mio ring, quindi è stato un piacere averla all'interno della palestra. Bene Valentino, in questo primo round. Che se l'è aggiudicata, ha giudicato tranquillamente questa prima ripresa. La Sanchez deve essere un po' più brillante, più dinamica, se vuole portare a casa la vittoria. Non vedo che ha le caratteristiche questa sera adeguate per battere la nostra Valentino, però vediamo, il match è ancora aperto, mancano ancora due riprese, quindi tutto può succedere nel ring. Abbiamo parlato in precedenza del torneo Shoot Boxing Girls Cup nella categoria dei 48 kg a cui ha preso parte in Giappone proprio la Valentino il 6 luglio del 2018 al Dome City Hall di Tokyo. Contro ogni pronostico riuscì a vincere il torneo superando i punti nella stessa sera tre avversarie in sfide di tre riprese da tre minuti ciascuna. Vincere all'estero è sempre un'impresa, ma vincere in Giappone lo ancor di più, perché il Giappone da parecchi decenni il regno degli sport da ring diversi dal pugilato, e dunque quella in Giappone del 6 luglio 2018 è stata una delle perle della carriera della Valentino, che riuscì a battere in rapida successione Sumura, Morita e Kobayashi. Avrebbe dovuto partecipare alla Shooting Boxing in Giappone anche nel 2019, ma poi è stata costretta a rimanere a casa. Adesso è in questa serata del tutto particolare nella kickboxing. Via la seconda ripresa, via Valentino Sanchez number two. Dunque una ripresa da tre minuti. Prova Sanchez a reagire dopo la prima ha fatto ripresa. Una buona serie di diretti, sì. La Sanchez Valentino anche un po' ostacolata dal ring umido, un po' perso il piede d'appoggio, infatti viene prontamente asciugato e infatti l'arbitro interrompe momentaneamente l'incontro perché c'è acqua sul ring e dunque non si può andare avanti in questa situazione. Un attimo di stop, vediamo se e come deciderà di intervenire l'organizzazione. Intanto si procede con il team Marceddu di Valentino, che sale sul ring per asciugare il tappeto. È molto molto pericoloso quando ci si trova in queste condizioni, Massimo, perché è pericoloso perché scivolando non si ha l'appoggio, ovviamente poi le capacità difensive vengono meno. Infatti ha subito un paio di colpi la Valentino, fortunatamente è accusati bene, l'atleta è allenata sicuramente, quindi
ce ne vuole di altro. Via, via la ripresa, si riparte dunque in rosso Valentino, in blu invece Sanchez, calcio che non va a segno, anzi ha sbagliato anche di parecchio Sanchez, un colpo a vuoto abbastanza grave per lei. Qui invece cerca di dare ritmo alla propria azione Valentino, anche se Sanchez ha approcciato sicuramente in maniera più brillante rispetto alla prima ripresa. Questa che sta procedendo, il circolare della Valentino parzialmente a bersaglio, tenta il diretto al tronco che non va a segno. Sì. Che nel centro del ring la spagnola di Siviglia, qui però subisce, cerca di reagire in maniera un po' scorretta. Sì. Dopo lo stop non è stata pronta a fermarsi. Prende la guardia con il proprio calcio Valentino, dopo comunque un ottimo colpo. Bel e adesso dà continuità, voleva entrare così Valentino, che accende il palavismara, ginocchiate, pugni e via, e anche calci, l'ha messa all'angolo. Sì, l'ha messa all'angolo, ha scaricato delle bordate veramente efficaci, la Sanchez in netta difficoltà. Finisce. E allora vittoria per KO da parte di Valentino, la classe 88 di Novara ci regala un'altra perla nella sua meravigliosa carriera alla 72esima apparizione. Attenzione, intanto si è sentita poco ha bene, ha subito dei colpi non da poco la Sanchez, e si preoccupa subito Valentino, il medico. Ha subito delle bordate tremende, una dopo l'altra. Pronta l'intervento dell'arbitro centrale. Organizzazione ineccepibile, lo dobbiamo sempre ricordare. È stato veramente oculato, Loris Romanazzi, ricordo, componente della CNA, arbitro internazionale. Fortunatamente abbiamo il top degli arbitri in questa serata. È una serata di grande prestigio anche dal punto di vista della classe arbitrale. Ha preso delle bordate tremende nel giro di pochissimo, perché aveva cercato in qualche modo di reagire in questo inizio seconda ripresa, poi in un attimo Valentino ha scaricato. Prima il pugno girato da parte della Valentino e poi lei è rimasta, la Sanchez è rimasta un po' in balia. È arrivata all'angolo e la Valentino chiaramente non ha perdonato questo momento di debolezza della Sanchez. La pluricampionessa d'Italia ed Europa nello stile K1 dunque si è imposta alla grande e ha colto un successo straordinario, come detto 72esimo incontro, 66esima vittoria ed è l'ottava per KO. Con Sanchez che invece patisce la sua settima sconfitta in carriera, una delle più brutali probabilmente, 22esimo incontro per lei. E adesso si prende un grande applauso da tutto il palavismara, si rialza e piange, un applauso commovente così come l'abbraccio tra Sanchez e Valentino, gli alza simbolicamente il braccio e queste sono le immagini più belle, quelle che ti porti dentro, si danno un sacco di botte ma poi sono amici, amiche, sono persone prima che combattenti, e questo è sicuramente il messaggio che ci regalano sempre gli sport di combattimento. Sanchez non riesce a interrompere le lacrime e anche Valentino, sono lacrime di gioia ma anche di frustrazione. Intanto Stoppa e Moreira sul palco, anche loro due importanti ospiti di questa serata, una serata di gala che ha richiamato tantissime persone.
e tantissimi appassionati che adesso tributano un giusto applauso a Ileana Valentino. Ha trionfato lei per KO su Anta Sanchez, la spagnola di Siviglia. Ha perso e ha finito in lacrime la propria serata. Intanto le foto di rito con le protagoniste di questo incontro. Ancora un abbraccio e ancora